Ehi, guarda! Torre antincendio! Ah! Matt, che cos'è? Non lo so. Ciao a tutti ragazzi, sono gli OTBlack Game, bentornati all'11° episodio di Until Dawn. Siamo qui con Matt e Emily bloccati sull'orlo di un precipizio. Emily, stai calma e non parlare, non distrarmi. Calma, sono solo cervi, ci stanno solo osservando. No, Matt, ci faranno del male. Stai zitta, uccello del malaugurio. Cervi? Messo. Però che cazzo ci avete preso? Ma ti sembra Babbo Natale? Ti sembra Babbo Natale? Sono renne queste? Oh merda! Oddio, Matt, sono così vicini! Cosa fai? Stai giù! Stai giù! Oh mio Dio! No, il lupo di Mike mi ha insegnato a non colpire gli animali, quindi meglio star tranquilli. Vieni Emily. Permesso. Accuccia renna. A parte che non sono renne ma sono cervi. Accuccia cervi. State buoni. Non imbruttirmi così. Fammi passare. Non colpiamo neanche lui. Calma. Via, via di qui. Voglio vedere una cosa. Vedete che facciamo bene a non colpire gli animali? Che l'altra volta, a parte che l'altra volta io pensavo che lo volesse accarezzare, quindi avevo paura che gli mangiasse la mano il lupo a Mike. Ma stavolta Mike attraversa Branco con calma, ma Ted e Emily superano illesi la minaccia. Emily, vedi che devi stare zitta? Oddio, adesso facciamo Emily. Questo non ci voleva. Non perdiamoci nulla. Andiamo su. Vieni, Matt. Matt, dimmi se vedi dei totem o qualcosa da raccogliere. Un altro corvo. Io non ho capito. Ma i corvi preannunciano qualcosa? Perché anche all'inizio mi ricordo... Se riusciamo a parlare con qualcuno alla radio... Ce la faremo. All'inizio mi ricordo che c'era un totem che mostrava il corvo, ma non so cosa voglia dire. Totem guida. È meglio restare qui, magari potremmo ricevere altri messaggi via radio. Facciamo funzionare la radio. Ma tu avevi detto di tornare a casa, non andare a quella cazzo di radio. Perché non fate come dice Matt? Perché devi sempre seguire la figa, Matt? Ah, ma siamo qui alla torre! Grandioso! Cazzo, grandioso. È accecante! Altro che! Non riesco a vedere, che cos'è quello? Una luce di sicurezza, attivata dal movimento, credo. Tranquilli, che qui allora c'è un totem. Totem marrone, perdita, no? Che cos'è? Giallo, guida! Dai! Chris che mette giù una pistola. Su. Non c'è niente. E basta. Spegni quella luce. Lo so che sono bello. Non c'è bisogno di accendere i riflettori. Emily, tiratela di meno. Andiamo, Emily. Io dico, non puoi andare avanti Matt che c'è in mano un'ascia grossa così. No, devi andare te, Emily. Emily, lo sai che sei un po' troppo tranquilla per i miei gusti. Perché io ho paura che tra poco ci succeda qualcosa. Che tra poco mi venga un infarto di quelli bestiali. Lì c'è un buco che... Non so meglio che ci stiamo lontano. Indizi qua non ce ne sono. Matt, stai lontano dal buco. Ti lo ricordi il totem dove cadevi, Matt? Perché non fai andare avanti Matt che c'è un'ascia
più grossa di te. Più altri corvi, stavo deglutendo. Cazzo fai, Matt? Ci scommetto il culo che quando tornano giù lasciano non c'è più. Poi in inverno con le scalette ghiacciate senza un cazzo di fune di sicurezza. La sicurezza è proprio prima di tutto per loro. Siamo quasi arrivati. Il blu della gambina. Indizi non ce ne sono? No? Andiamo su allora. Let's go, Emily! Ci siamo quasi. R2. Ah, c'è pure la botola. C'è qualcuno, Emily? Via libera? Ok, via libera. Io forse te non aprirei quell'armadietto, Emily. Smetti di puntargli la luce in faccia. Povero Matt. Non vede niente. Io non so perché ho la sensazione che Matt tra poco faccia un volo della Madonna, perché c'era un totem che faceva vedere Matt che cadeva da un dirupo. Forse si riferiva prima alle renne, magari se colpiva la renna ci spingeva giù. Allora, prima di attivare cose strane, vediamo un po' cosa c'è nell'armadietto. Forse era meglio non aprire. Apriamolo lo stesso! Anna Washington. Grazie, Anna. Chissà dove sei. È stata vista l'ultima volta nella presenza della baita di sci. Anna stava un top nero, jeez. Puoi aiutarci? No, non aprire quella porta, aspetta. Facciamo prima le cose che bisogna fare qua. Cos'è, una cassa? Ok, niente corrente. Niente corrente. Su, forza. Ottimo, niente corrente. Deve pure esserci un interruttore o qualcosa. Torre di controllo qui, Emily. Se avete visto una borsa piena di mutandine di pizzo, vi preghiamo di restituirlo al proprietario. Che se Emily non tornava a prendersi le mutandine di pizzo, non si sarebbe trovata in quella situazione ad agio, Emily. Ma tu sei matta, prendete, c'è la borra lì fuori, prendete che vento c'è. Cos'è che è sto? Oh, la corrente. Giù. Attiviamo la corrente. On. Oh yes. Oh sì, cazzo, ecco. Ben fatto. Ok, un punto per me ed Emily. Ok, prima di rientrare a fare qualcosa voglio vedere. Esatto. Voglio vedere gli indizi. Cioè, cosa c'è? Oh! Emergency flare! La flare gun! È lei! È lei! Niente male. Dai la pistola lanciarazzi, Matt. Adesso vi spiego perché gliela do. Prendi questa, potrebbe servire. Sì, capitano. Adesso vi spiego perché gliel'ho data. La pistola. Matt pure, Matt tiene la pistola B. Matt tiene la... Emily la pistola Matt. Ma gliel'ho data perché... Perché... Oh, abbiamo completato il totem guida. Grandioso. Questa, guardate. Avete visto? C'è Emily che dà la pistola a Matt. Quindi forse abbiamo fatto bene a darglielo. Non sottovalutate l'intelligenza dei TBG. Detto anche T-Black Game, detto anche The Big Cock. Ok, rientriamo. Ma questa qui è una stampante. Cosa ti metti a stampare? Funziona. Sì, non so che cosa ti possa servire. È un fax. Mi spiace anche per la tua scomparsa, Beth. Una giacca rosa la indossava invece. E questa è la radio.
Torre di controllo qui, Emily. Se l'assassino ci sta ascoltando, è pregato di raggiungersi sulla torre di controllo per ucciderci. Pronto? Mi sentite? Lo fa davvero. Lo fa davvero. Per favore, se c'è qualcuno in ascolto, ci serve aiuto. Passo, passo. Ti sta ascoltando solo l'assassino, ci scommetto. Oh mio Dio. Grazie a Dio, ci serve aiuto, presto. Pronto, state cercando di contattarci. Secondo te? Guardia parchi della contea di Blackwood. Non mi ricevo molto bene. Parlate lentamente, in modo chiaro. Passo. Per favore, oh mio Dio, siamo bloccati sulla Blackwood Mountain. E c'è un maniaco qui. Se mi sentite, ripetete il vostro messaggio. Non riesco a capire quello che state dicendo. Ci serve aiuto, presto! Pronto? Potete identificarvi? Passo. Oddio, ok. Siamo... Il mio nome è Emily. Pronto? Non vi dicevo in modo chiaro, ripetete, passo. Siamo sulla Blackwood Mountain, vicino alla Binder. C'è un killer qui, ci sta dando la caccia e ha già ucciso uno dei nostri amici. Oh mio Dio, dovete aiutarci, per favore. Non cosa sapevo. Il sensore di movimento. Sarà stato un cazzo di cerco. Sì, signorina. Non allontanatevi da lì. Manderemo gli elicotteri a recuperarvi quando la tempesta si sarà calmata. Passo. Cosa? Quando? Quando verrete? All'alba, il prima possibile. All'alba. Porca troia! Oh! Non è un cervo quello! I cervi non salgono le scale! What? Io non credo che i cervi siano capaci di salire le scale a pioli, Magari mi sbaglio. Oh, c'è una fune. Cazzo! Porca troia! Va a fuoco! Va a fuoco! Emily, spostati dal vetro! Emily! Ok, forse se devo stare fermo devo stare immobile, perché altre volte mi è fregata sta cosa. Emily? Occhio! No, no! No! Non merda! Ed Emily? No, cazzo! Merda! Oh. Emily, dove cazzo sei? Ma tu dov'è Emily? Oh, merda! C'è sfracellata, no, ti prego! No, ti prego! Non ho fatto. Non ho potuto fare niente per salvarla, mi ha detto solo di premere il triangolo e l'ho premuto. Merda! Ah, sei ancora lì! Dio, merda, aiutami, ti prego! Arrivo! Arrivo! Ma questa roba è molto instabile! Matt! Devi fare qualcosa e devi farlo ora! Che cosa stai aspettando? Sto pensando! Lasciami pensare! Non pensare, idiota! Tirami via da qui! Addio se ti odio! Emily, sei arrabbiata, devi calmarti! Andrà tutto bene! Ah, smetti di parlare, non ti reggo! Smettila di urlarmi puttana contro! Puttana troia, Emily! Matt, falla cadere, la odio! Dio, se sei insopportabile! No, tu, perché devi mettere in discussione tutto quello che dico? Ne ho abbastanza! Cercherò di raggiungerti. Sopportazione. 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 No, non ti dispiace, puoi portarmi via da questa maledetta torre, ti prego! Ti sembro Spider-Man! Non sparo, ragnatele! Come cazzo faccio a salvarti?
No. Forse è vero, devo saltare al sicuro per poi... Matt! Non voglio cadere. No, salviamola. Porca troia, mi sa che ho ucciso anche Emily. Cazzo, ma se saltavo lei cadeva di sicuro. Yuhu! Se ancora arriva batti un colpo. Prego, fatemi mi risponda. No, non era lei. Pensavo fosse lei. Cazzo. Cerca di aiutare Emily. Io ci ho provato, cazzo. Oh, santo Dio. Oh, santo Dio! No, lasciami! Lasciami! No! Lasciami! Lasciami! Hai la pistola, Matt. Usala! Usala, Matt! Ha funzionato! Porca miseria! Matt, che cazzo succede? Ragazzuoli, spero che questo 11° episodio vi sia piaciuto. Se è così, vi prego di continuare a supportarmi con un bel pollicione in su. Non so se che fine abbia fatto Emily, antipatica che sia, io voglio salvarla. Qui, T-Black Game, al prossimo video.